Una delle rubriche di lungo corso di studi cattolici è la doppia classifica. Cos'è la doppia classifica? Una duplice classifica, lo dice il nome, di libri consigliati e dei libri più venduti. Ovvero, se guardate il numero 708 in edicola e tra pochi giorni, vedete che in realtà ci sono 4 colonne di libri nella doppia classifica. I primi sono i libri più venduti, divisi per colonna di letteratura e varia, per lo più la saggistica. La prima pagina quindi ci presenta i libri più venduti secondo un elenco compilato rielaborando le liste dei bestseller diffuse dalle principali testate giornalistiche. Tra l'altro, nella pagina dei più venduti ci presenta anche la posizione in classifica dei libri sia di letteratura che di saggistica comparata con la posizione tenuta nel mese precedente. Ma quello che fa la differenza e anche la specificità di studi cattolici è la seconda parte della doppia classifica, ovvero le due colonne, sempre organizzate in letteratura e varia, dove non ci sono libri che stanno magari in testa alle classifiche di vendite, ma una classifica, quella che proponiamo, è basata sulla qualità, cioè una rassegna di volumi consigliabili o consigliati sulla base del gusto, che è sempre, lo sappiamo, opinabile, ma anche del buon senso. E come dice l'introduzione da oltre 20 anni alla rubrica, di opinioni magari sindacabili, ma di norma non dissennate. In questo caso la doppia classifica del numero 208 ci presenta per la varia, per esempio, un volume di Flavio Ubodi, Civitavecchia, 25 anni con Maria, che ripercorre la storia delle apparizioni mariane nella statua nel giardino della famiglia dei Gregori ed appunto degli avvenimenti miracolosi che hanno coinvolto la Madonnina. Ma si espongono anche tutti i fatti salienti della vicenda, i documenti e le testimonianze, quindi un volume di grande completezza. Mentre invece per quanto riguarda la letteratura, un volume interessante edito dalla Nave di Teseo è Il terzo amore di Giorgio Scerbanenko, che noi conosciamo come autore di noir, soprattutto calati nella Milano degli anni 60, delle rapine, dei sequestri. Ma in realtà in questo volume di noir c'è poco o nulla, si parla sempre in ambientazione milanese, ma negli anni 30, della difficile maturazione di Elena, una ragazza madre divisa tra l'affetto di un uomo vedovo e più maturo di lei e di un corteggiatore più fatuo e giovane. Oppure anche I consigli ai medici di Lucio Anneo Seneca, a cura di Coco per le EDB di Bologna. È una selezione delle massime e delle riflessioni con le quali Seneca apparenta in fondo la medicina alla filosofia. Scopo di entrambe è guarire l'uomo dalle loro fragilità. C'è un po' di medico in ogni filosofo, ci dovrebbe essere un po' di filosofo in ogni medico. Un altro volume, questa volta nella colonna della varia, che merita di essere letto è di Enrico Castelli Gattinara, Come Dante può salvarti la vita, ovvero Conoscere fa sempre la differenza. È un volume di un insegnante che ci spiega come fa ogni mattina in ogni classe a parlare di Dante, ad appassionare gli studenti a Dante e alla poesia in generale, perché conoscere serve sempre e c'è anche il caso di qualcuno cui la poesia, le terzine incatenate, hanno anche salvato la vita. Oppure, sempre per la colonna della varia, della saggistica, Innamorati della vita di Massimo Pandolfi, cioè 10 storie di malati che anche in situazioni drammatiche hanno scelto di vivere, una serie di storie, un volume da cui c'è sempre da imparare. E quindi buona lettura e buoni acquisti per il prossimo mese.